Vai, allora. Allora, cari amici, buonasera. Sperando che mi ascoltate. Vai, vai. Prima di iniziare questa breve, brevissima chiacchierata, voglio consigliare l'acquisto di un libro, posto che riusciate a trovarlo, che mi ha gentilmente spedito un amico. Il libro è scritto da tale Gerhard Buchwald e si chiama Vaccinazioni, il business della paura, quello che ogni genitore dovrebbe sapere. L'editore si chiama Civis, Centro Informazioni Vivisezioniste Internazionali Scientifiche, via Motta 5169, 6900 Massagno, Lugano. Lo ripeto, chiunque sia interessato ad avere una sana e corretta informazione sul problema dei vaccini deve ordinare all'editore, tanto lo cerca su internet e gli arriva l'editore, chiaro, no? Il titolo è Vaccinazioni, il business della paura, quello che ogni genitore dovrebbe sapere. Detto questo, passiamo subito all'altra operazione. Probabilmente qualcuno di voi ha avuto il sentore che viviamo in un clima di colpo di Stato. Io l'ho chiamato colpo di Stato. Beh, ma è un colpo di Stato fluido, latente, idroponico, direi quasi, cioè nasce in mezzo all'acqua, alla palude. Non lo possono più fare con i carri armati, Certo, ma qualcosa che va avanti dal 1991, ricordiamocelo. Sì, d'accordo, sappiamo tutto, cercherò di leggere anche qualche considerazione su queste cose. Ho messo da parte un paio di libri, un paio di mezze paginette le leggerò. Comunque, io voglio lanciare questa mia impressione, che non è poi una impressione personale, ma è la conferma dell'impressione che ho avuto quando sono stato in ospedale. Perché noi nell'ospedale, un grande ospedale di Roma, il Sant'Andrea, noi eravamo 10, chiaro? Che vale a dire, è un numero rilevante o insignificante? È significante come numero, no? Con tutti i numeri che raccontano questi stronzi qua. Certo, te l'ho voluto fare evidenziare. Dei centri privati che poi, vedi caso, in un modo o nell'altro sono collegati col Sacro Soglio, e lì ne curano contemporaneamente 100. dove ero io, eravamo in 10 e c'era un nucleo tra infermieri e medici, i quali erano molto attenti alla questione. Non è una cosa facile per i veri affetti dal coronavirus, ma siamo stati pochi, molto pochi. Ma infatti un numero attendibile dice che più o meno sono state attorno ai 100-120 le persone morte a causa del coronavirus. Ma ancora meno, perché non ci sono i dati. Voglio consigliare a tutti gli amici questo sito, dove, poi lo dirò, il sito si chiama Oltre TV, dove c'è un capitolo, è roba scritta, intitolato Dati del Covid-19, un horror in stile Vanzina. Questo è un ricercatore italiano che lavora in un ente inglese, quindi uno molto preciso e sa quello che deve fare. Volendo fare una ricerca sul Covid-19 in Italia, mi
senti? Ti sento, vai tranquillo, vai. Vai, vai. Non ha avuto nessuna informazione? Lui ha telefonato all'Istat, gli hanno detto che non potevano dare informazioni, ma come, è obbligatorio per questo ente di Stato informare? Allucinante. Io invito tutti i miei amici tu di andare a vedere quello che ha scritto questa persona, da cui ha dedotto in maniera molto chiara che non c'è nessuna informazione corretta sul numero, non solo sul numero dei pazienti che hanno avuto il Covid, ma anche sul numero dei morti, perché non essendoci l'informazione corretta, qualsiasi cifra può essere scritta. E i media hanno scritto, questo è un grosso ricercatore, e ha dichiarato, in mancanza dell'informazione corretta, tutto il resto è falso, non solo, ma tutte le cifre pubblicate dai media sono necessariamente false, perché non sono suffragate da dati obiettivi. Ma il fatto stesso che esista, e noi l'abbiamo anche divulgata in più occasioni, una circolare del Ministero della Sanità che vieta ai medici di fare autopsie sui cadaveri morti, cosiddetti per la cosiddetta coronavirus, è emblematico del fatto che il potere non vuole far conoscere le reali dimensioni della faccenda. Tu hai detto una cosa importantissima, perché come scrive questo ricercatore, in assenza dell'autopsia non è possibile stabilire dei dati certi. Infatti. Non solo, ma il dato certo, poi ho chiesto anche consigli in famiglia, eccetera, insomma, da gente che le cose le sa, diciamo così, e me l'ha confermato. Non essendoci dati certi, questi dati certi non ci sono, né relativamente alla tipologia di morte, né relativamente al numero dei morti. Ieri, ad esempio, leggo sempre, oggigiorno, il comunicato che arriva tramite computer protezione civile. A parte che la protezione civile non è indicata per stabilire il numero dei morti, la protezione civile mette infettati, guariti, deceduti. Deceduti di che? Di una puntura del sgombero? Di che? No, voglio dire una cosa, ti interrompo un attimo per dire che proprio nel momento più turbolento, verso metà marzo, una cosa così, o metà febbraio, adesso la data esatta non me la ricordo, fu dato incarico specifico di gestione della contabilità appunto inerente la coronavirus, incredibilmente, alla protezione civile, quando avrebbe dovuto essere l'Istituto Superiore di Sanità e basta. Invece l'Istituto Superiore di Sanità dovrebbero essere presi e impiccati immediatamente tutti quanti, quando hanno preso quelli che hanno sparato a Lincoln, no? Che li hanno messi in fila e li hanno impiccati. Certo. No, lasciamo stare questa gente, perché è una cosa orripilante, e sappiamo chi sono, perché sono tutti ampiamente schedati. No, lasciamo queste persone. Ma non è la protezione civile quella che deve stabilire i dati. I dati li deve dare l'Istat. Infatti. Perché l'Istat è adibita all'informazione. Infatti. I cittadini su tutto quello che accade. Non dico poi gli altri enti, perché sono anche degli altri enti, la cui specificità è quella di stabilire le cause di morte da malattie infettive che ci sono nel nostro paese. Beh, certo. Questi qui non hanno dato nessuna informazione a questo ricercatore. Non ci credo. Gli hanno detto che non avevano i dati. Come
il comune dove abito io si era perso tutti i documenti e li abbiamo denunciati più volte, no? C'è gente che sta lì a proteggere gli archivi, che ha l'obbligo di proteggere gli archivi, e si perde i documenti, e lo dice anche pure, c'ha la faccia tosta di dichiararlo pure. Però nel caso particolare si sono persi i tuoi documenti e il danno al massimo è un danno economico. Certo. Ma qui il danno è grave. Molto grave. No, infatti, come tu dovresti sapere, immagino lo sai, a Milano e in altre procure della Repubblica in Lombardia stanno ricevendo denunce a raffica contro la gestione, ma la gestione in particolare in Lombardia, ma in generale in Italia, contro quello che è stata dichiarata la pandemia. Ma ti dirò di più, a Bergamo, sono cose che, allora ripeto, sperando che ci siano degli amici che stanno a sentire, ho dato il titolo di questo intervento, andatevelo a leggere, rimarrete sbalorditi, perché questo è un ricercatore serio, è un universitario, è un ricercatore scientifico universitario, doveva fare uno studio sulle i danni provocati da questo coronavirus, che non è potuto sapere. Allora, la mortalità non si fa, non è possibile saperla. Poi ci sono stati tutti quei casi palesi, hanno fatto vedere una sequenza di bare, erano le bare, poi si è facilmente appurato che erano bare dei morti di Lampedusa. Infatti. Hanno fatto vedere dei camion che trasportavano delle bare, camion militari. Quali militari? Hanno fatto la sceneggiata dei camion della Guardia Forestale del colpo fallito nel 64, ti ricordi? No, lì la situazione, io me la ricordo bene, allora, la situazione è che la Guardia Forestale, ti ricordi che andammo, non so se venisti anche tu. No, dove? Andammo a una manifestazione nel Reatino e c'era il nipote del comandante della Guardia Forestale, ti ricordi? No, mi sembra vagamente, ma no, non viene. Noi eravamo andati per i funerali del nostro caro amico Eusebi? Eusebi. No, ci sei andato con Giuseppe, io non sono venuto. No, non sono andato con Giuseppe, sono andato con altri amici di Eusebi. Ah no, io non c'ero. E tra quelli c'era un tale, no, tu l'hai conosciuto questo tale, il quale era il nipote del comandante, il colonnello, il comandante della Guardia. Forse l'ho conosciuto, ma non in quell'occasione lì, io non c'ero. No, in quell'occasione, lo conoscemmo. No, io lo conobbi perché me l'aveva presentato Eusebi. Poi lui venne una volta al barcone. Ah, allora sì, certo. Appunto, vabbè, comunque. E lui mi diceva, mio zio, mio nonno, qua e là, che era morto, mi pare, un anno prima, quindi siamo a 3 o 4 anni fa. Uh-huh. E lì questi qui partirono da Città Ducale e quando si trovarono a Roma, sotto una pioggia terribile, dice, Lo so, appunto, l'ho detto proprio per questo motivo. Una teoria di camion nel nulla e per il nulla. A livello di ipotesi, però queste sono ipotesi, non sono cose serie, perché è un'illazione che questo ricercatore se ne guarda bene dal fare, è un uomo di scienza, certo, dice le cose come stanno. Certo. E l'ipotesi che hanno fatto è che dentro c'erano dei sassi che poi li hanno portati a bruciare, però la dichiarazione è che ovviamente invece erano morti di coronavirus. Certo, certo. Perché la tabella dei rimborsi.
Ma noi sappiamo che queste storie, ti credo ti interrompo un attimo, le hanno già fatte in Belgio, a Parigi, con gli attentati fasulli dei 100 morti che in realtà non si sono mai trovati i cadaveri e così via, non è la stessa, non è una storia nuova. Certo, però qui è una cosa più ampia, più collettiva, c'è una circonvenzione di un intero popolo che è stata programmata ai minimi particolari da questo regime. Certo. Questa è la differenza. Certo. Là c'erano alcuni dei servizi segreti che dovevano organizzare alcune manifestazioni, come dire, carnevalesche, diciamo così, no? Farsesche, diciamo farsesche. Poi quando il carnevale si fanno i botti, no? Certo. No, anche perché a carnevale si usano le mascherine. Sì, oltretutto. E non sono quelle che vendono questi qui a prezzi raddoppiati, triplicati. E parlavo oggi con un operatore che è venuto qui, mi ha detto, un podologo che è venuto qui da me, mi ha detto, dice, noi ci hanno fatto comprare a prezzi triplicati mascherine, camici. Certo. È normale. De tutto e di più. Questa è l'operazione. Quindi rileggo i costi. Tabella dei rimborsi per gli ospedali, non per le cliniche, perché per i rimborsi sicuramente sono superiori. Certo. 900 euro al giorno per 10 giorni di terapia intensiva. 538 invece al giorno per 12 giorni di terapia subintensiva. Questo è un dato che chiaramente è ospedaliero, perché già è un problema trovare, no? Certo. le terapie intensive, ne parlano sempre, anche ieri hanno fatto una gran sceneggiata per Bergamo, eccetera. Nel caso di Bergamo bisogna tenere presente due cose, che c'è stato un articolo del Corriere della Sera, ma tutte queste cose si possono leggere nel sito che ho consigliato, dove del tutto casualmente un giornalista del Corriere della Sera ha scritto che erano morti un certo numero di persone, che invece la notizia che era girata era che quel certo numero di persone, mi pare 2000 e qualcosa, erano invece quelle che erano sotto cura. E certo. Si è sbagliato. Ma pensa te, questi giornalisti che si sbagliano in continuazione. Esatto, questo è tutto dettagliato, comunque bisogna leggerle queste cose. L'altro aspetto invece, che finora non ha detto nessuno, è che Bergamo si vantava di avere vaccinato tutti gli anziani per l'influenza. Certo. Si è verificato pertanto la stessa situazione della spagnola, dove ugualmente la spagnola si è diffusa tra quelli che erano stati vaccinati. Certo. Chiaro? Certo. Come ha scritto un importante biologo, medico infettivologo, siccome la vaccinazione che è stata fatta con ceppi, dicono, attenuati di H1N1, quelli sono stati l'apripista per il coronavirus. Chiaro? Certo, certo. Quindi non a caso Bergamo e Dimitrovi si sono trovati coinvolti in questa situazione proprio grazie al fatto che loro si vantavano di aver vaccinato tutti, soprattutto gli anziani, di averli vaccinati contro l'influenza. Certo. Ora, questi sono i dati importantissimi che mi continuano a farmi pensare che qui sia stato organizzato tutto, e tu sai da chi, no? Certo. Da chi? Da coloro che al momento opportuno arrivano con l'aspersorio. Devono benedire, e se no
non benedice, non c'è il malato che invoca il Signore, scusa, come vai lì a spruzzare acqua sporca di piscio? Porco Giuda! è vero. No, ma c'è un problema adesso, perché ci sono dei ricercatori tedeschi che stanno cercando di fare chiarezza, e il problema è che non trovano più nessun malato e quindi non hanno più possibilità di fare nessuna ricerca, nessuna fase, diciamo. È come lo spirito di banco, quando dovevano fare la cena, c'è strano. Quando devono rispondere una ricerca scientifica non si trovano mai. Certo, è chiaro. E i morti erano stati 71, mi dici 71, ma vuoi scherzare, 71 morti. Infatti, allucinante. Ma come fanno questi mascalzoni a dire queste cose? Come fanno? Vabbè, dai, andiamo avanti. No, è molto importante quello che ho detto, perché è lì tutto il discorso. Vabbè, certo. C'è un'altra nota sempre di questa cosa: eye concept, ideazione e narrativa e marketing nel grande cinema. È un altro libro? Perché questo ricercatore è anche esperto in questi processi di ideazione, narrativa e marketing, chiaro? Certo, quindi sa come si sviluppa una campagna marketing, con finalizzata all'ottenimento della risposta da parte del consumatore, che in questo caso è il paziente, il malato e così via. Che deve essere opportunamente terrorizzato. Certo. Non a caso il titolo, lo ripeto perché voglio che gli amici lo vadano a vedere, i dati del Covid-19, un horror in stile Vanzina. Chiaro? Infatti. Oh, poi è uscita fuori quest'altra interessante notizia. Difficile che gli asintomatici trasmettano il virus. Sì, ho letto anch'io. Questo l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma allora, se l'asintomatico non trasmette il virus, per quale ragione bisogna andare con la maschera, un tubo al culo? Infatti. No, ti ricordi che i buoi hanno una specie di boccaglio, si chiama boccaglio. Sì, nel naso però, non è sì. Boccaglio, i buoi. Una specie di tenaglia. Ma è sempre una specie di boccaglio. I cavalli hanno il boccaglio e le vacche hanno un altro tipo di arnese per dirigerli, per tirarli. Esattamente. Allora uno deve andare con questi boccagli senza nessuna ragione. Ma l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora c'è stato subito uno degli intelligentoni che ha detto no, non è detto, non è vero, bisogna stare attenti, anzi bisogna stare attenti che adesso a settembre ritornerà. Ma ti vedi che era accidente, ma non ti tagli i coglioni nessuno a te, maledetto Cassandra di sto cazzo, È così. Ma la roba da non credere, ritorna, bisogna stare attenti perché ritorna, ma che ritorna? Ritornerai? No, l'influenza stagionale torna tutti gli anni, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma è l'influenza stagionale, allora giustamente noi diciamo che tu vuoi equivocare sistematicamente come avete fatto adesso, dove avete chiamato coronavirus. Io l'ho avuto il coronavirus e posso dire com'è e che cos'è, e non è possibile che qualcuno dica il coronavirus, una forma di coronavirus attenuato. Che cosa attenui? Scusa. Vabbè. Che cosa vai a attenuare? Quando ero all'università, quando studiavo fumavo i sigari attenuati. E che erano? Adesso non li fanno più. Beh, si fumavano benissimo.
non si capisce perché non li fanno. Ma che erano i sigarigli, quelli piccolini, i sigari quelli piccolini? No, erano i toscani attenuati. Essendo i toscani uno sigaro molto forte, praticamente le foglie del tabacco venivano trattati in una certa maniera, che riducevano moltissimo il tasso di tutte quelle sostanze che poi vengono assorbite dall'individuo quando fuma. Certo. Per cui era praticamente il piacere era il sapore, che era sempre il sapore che si sentiva attraverso il naso del toscano, però lo potevi assorbire tranquillamente, respirare, inspirare tranquillamente, perché non dava nessun fastidio. Mm-hmm. E si chiamavano sigari attenuanti, che erano soltanto i toscani, non è che ci fossero. E più o meno erano dolci e leggeri come i Virginia, hai presenti in Virginia? Sì, come no. Quelli che hanno, quelli lunghi, sì, fini, sì. Che hanno una cannuccia di paglia dentro, no? Mm-hmm. Sì, c'avevo qualche amico che li fumava, ma non l'ho più visti da tanti anni. Sì, non ci sono, chissà perché. Beh, sono selezioni di mercato che fanno questi qua, chissà che cosa credono di ottenere. Mm-hmm. Vabbè, allora, su questo discorso mi sembra che non ci sia molto ancora da aggiungere. Ripeto, per l'ennesima volta, noi siamo stati vittima di un colpo di Stato, perché tutta questa questione è stata concordata a livello governativo, come dimostra in maniera chiarissima questo ricercatore, ripeto. Non a caso noi abbiamo prevenuto tutti e il 25 febbraio abbiamo depositato la querela in procura. E adesso questi qui si stanno scatenando, perché non a caso hanno chiesto l'opinione di un santone, come cazzo si chiama quello, che ha detto la sua, che ha detto che altro che G5, bisogna andare oltre, bisogna fare una normativa che si devono superare anche il G5, come si chiama quello? Non so chi vuoi dire. Quello stronzo. No, ma il bello è, in tutto questo, che uno dei profeti della installazione, della costruzione delle infrastrutture per la trasmissione a mezzo G5 è quel Colao, che adesso l'hanno messo fra... Colao, era di lui che volevo parlare, Colao Meravigliao. Certo, è quello che l'hanno messo a capo del pool degli esperti, manco a pensarci lontanamente, insomma, che c'è una convergenza di interessi in questa storia, capito? È una cosa una sfacciataggine, una impudenza a livello superiori alla legge, di gente superiore alla legge, che non se ne strafotte. È per quello che sto parlando di colpo di Stato. Questo è un colpo di Stato. Certo, è stato concordato con loro signori, e ci mettiamo dentro anche Villa Nazareth, perché non certo. Non può essere esterna Villa Nazareth, no? Certo. Perché sennò non ci sarebbe il coinvolgimento del burattinaccio, no? Certo. Allora, detto questo, e ricordando agli amici di comprare questo libro di Gerard Buchwald, Vaccinazioni, il business della paura, pubblicato dall'editore Civis, è un editore svizzero. E poi adesso c'è un'altra cosa che voglio leggere. Dunque, c'è un testo che è di qualche anno fa, ma è molto chiaro, della Fast Science, la mercificazione della conoscenza scientifica e della comunicazione. Bello. Ma il titolo è stato più appropriato. Bello, il titolo è esemplificativo proprio, esemplare. Lo ripeto, Fast Science, questo è il titolo, è stato pubblicato da Yaka Book, Fondazione Diritti Genetici,
la mercificazione della conoscenza scientifica e della comunicazione. Ti faccio una piccola premessa prima che cominci a parlarne, ma questa è sempre stata la disciplina in cui sono emersi i grandi oracoli, i grandi sacerdoti, gli sciamani, cioè la mercificazione della conoscenza attraverso l'obolo, attraverso le prebende e così via, capito? La trasmissione della conoscenza solo in certi ambiti per sfruttarla economicamente e commercialmente. Esattamente. Allora, leggo una mezza paginetta, perché questa è una cosa che noi l'abbiamo detto tante volte, io anche in questi giorni ho parlato spesso di bioetica e ho spiegato quanto fosse necessario l'intervento della bioetica in questi casi, perché oggi la bioetica dovrebbe essere un ministero ad hoc, cioè un ministero che gestisce e controlla il flusso delle immanenze culturali, scientifiche, tecnologiche. E valli a trovare. Perché oggi è essenziale per la sopravvivenza umana, perché se non c'è una... Se sono comprati anche quelli dell'Istat. Lo so, ma questo sarebbe... indefettibile, assolutamente necessario per la sopravvivenza umana, non è un'option che può essere rimandata, questa va fatta davvero immediatamente. Ma in un paese dove quelli dell'Istat, il cui obbligo è quello di comunicare, che era uno dei punti, ti ricordi che ci siamo andati più di una volta all'Istat? Come no? Dovevamo andare a incontrare qualcuno, mi ricordo più. Mi ricordo che siamo andati 2 o 3 volte, sì. Sì, questi qua erano, questo era un ente che... Ma mi sembra che siamo andati a portargli la copia di una denuncia. Sì, siamo andati anche per quello. Ma dovevamo incontrare un amico col quale, visto che era abbastanza a portata di mano, a via vicina, Regina Margherita, quindi era, no, a Viale Liesi, e quindi era particolarmente portata di mano. Dovevamo incontrare qualcuno, sì, vabbè. Che poi adesso non mi ricordo proprio che cosa. Ero, ci sono andato io perché dovevo incontrare l'amico Eusebi. Sì. Noi ci siamo comunque andati un paio di volte. Sì. Allora. L'obbligo dell'Istat è passare informazioni esatte quanto più precise. Certo. Se tu le informazioni non le passi, fai un crimine molto grave. Certo. È la stessa cosa che dovrebbe fare il CNEL che volevano abolire qualche anno fa, quando fecero quella legge anche per la riduzione dei parlamentari, ti ricordi? Come no? Me lo ricordo benissimo. Infatti questi hanno fatto la resistenza passiva con risultato che non facevano niente prima, adesso fanno ancora meno. Questo lo so, sappiamo bene. Però la funzione loro dovrebbe essere quella di mettere a disposizione i dati, e certi, scientificamente provati quanto più possibile, per il Parlamento che poi deve decidere su quei dati. Era l'unica cosa che funzionava, in Italia non funziona più nemmeno quello. Allora, piccolo sottocapitolo, politiche dell'etica e cittadinanza europea. L'etica è il rapporto scienza-società. Le ragioni che hanno condotto verso la fine degli anni 70 alla nascita ufficiale della bioetica sono state indicate dagli storici principalmente nella medicina biotecnologica e nel problema della sperimentazione sui soggetti umani. Ma noi oggi viviamo in una situazione di peggiore della sperimentazione, perché hanno fatto passare dei poveri malati di influenza o di raffreddore, li hanno fatti passare per malati di una terribile epidemia, laddove questi malati sono stati pochissimi. No, dove l'epidemia proprio non c'era, è diverso. Vabbè, un'epidemia da qualche parte c'è stata, ma probabilmente in Brasile, diciamo. Tuttavia, le genealogie della crescita e istituzionalizzazione del discorso bioetico rivelano più in generale il bioetico
dialogo tra scienza e società. Si trattava di radicare e legittimare l'etica della scienza, costruita tradizionalmente in modo autoreferenziale, all'interno di una cornice di valori e di scelte sociotecniche democraticamente definiti. Chiaro? Certo. Il richiamo è uno scrittore, non si sa bene, inglese, ma sicuramente di famiglia, diciamo, russa, perché si chiama Yazanov. Mm-hmm. Il titolo del libro è La scienza davanti ai giudici, Giuffre, Milano 2001, Cambridge 1995. Questo testo è stato scritto nel 95 con l'editore di Cambridge. L'evoluzione della regolamentazione negli Stati Uniti, in Europa, ha seguito strade diverse, legate in parte alla diversità dei sistemi giuridici, common law e civil law. Negli Stati Uniti molte scelte biotecnologiche sono passate attraverso decisioni giudiziarie, attenzione. Qui ti immagini, vai a portare un discorso di bioetico davanti a questi magistrati. Sai come ti risponde Palamara? Dice Palamara, devi giudicare di questa complessa controversia di carattere bioetico. Ma è una cosa da non credere. Bisogna azzerare questa classe dirigente in tutti i campi e in tutti i livelli. È una degenerazione culturale che mette paura. Esattamente. Tant'è vero che giustamente gli italiani se ne vanno. Come mai che tutti questi italiani che se ne vanno e vanno nelle università, soprattutto anglosassoni, escono fuori, a parte il fatto che non fanno una carriera brillantissima? No, ti voglio dire che mia nipote sta a Cambridge, adesso mi sono ricordato. Ah, adesso sta a Cambridge, prima l'avevano presa in Germania. Sì, no? Adesso sta a Cambridge. Appunto, farà una carriera splendida. Ma io penso di sì, dice che sta benissimo lì. Ti credo. Si è fidanzata col fidanzato neozelandese, ogni tanto va in Nuova Zelanda. Bello, posto eccezionale. Ecco, scusa, t'ho interrotto, vai avanti. No, vai, non è importante, sono interruzioni giuste queste. Nel contesto europeo, UE e Consiglio d'Europa, svariati ambiti di intervento tecnoscientifico sono stati disciplinati da direttive, convenzioni e raccomandazioni. In entrambi i contesti il ruolo dell'etica è stato accomunato da esiti burocratici. L'introduzione della bioetica a livello istituzionale ha prodotto, analogamente negli Stati Uniti e in Europa, un accantonamento e una marginalizzazione delle sfide essenziali che tale ambito di riflessione suggeriva. Questa rimozione si è compiuta attraverso la creazione di comitati etici e commissioni proposti come apparati decisionali innovativi, incaricati sia della risoluzione dei casi singoli sia dell'elaborazione di norme generali sui programmi scientifici. In conseguenza di ciò, il nascente dialogo pluralista, inclusivo e democratico, che poteva dare luogo a un metodo potenzialmente inedito nella definizione delle policies pubbliche, è stato invece largamente ridotto a meccanismo burocratico di consulenza etica e spenta, ricalcato sulla falsariga delle procedure dei comitati scientifici. Ma va bene, ma magari ci fosse. Accidenti, certo. La modalità di funzionamento dei comitati avrebbe dovuto consentire, le modalità di funzionamento dei comitati avrebbero dovuto consentire di preservare la ricchezza argomentativa e la complessità discorsiva della bioetica, evitando le cristallizzazioni di giuridicizzazioni affrettate. Questo è un concetto importantissimo. Certo. E ripeto, ti immagini se una problematica così delicata, così profonda. Va in mano a qualcuno dei nostri giudici, dici?
è da sbudellarsi dalle risate, giustamente. Ti ricordi quando andavamo a consegnare un paio di denunce? Come no, me lo ricordo benissimo. Che quando videro che noi consegnavamo delle denunce, gli uccelli ce ne portavano, ci guardate che fanno questo, e ci portavano, ci portavano una loro denuncia. Sì, sì, come no, me lo ricordo benissimo. Ma la burocratizzazione dell'etica ha per lo più svilito il dialogo informale tra scienza e società, e invece di dotarlo delle garanzie che devono circondare la gestione dei pubblici poteri, lo ha ridotto alla contrapposizione delle ideologie precostituite con una sostanziale assenza delle tradizionali garanzie dello Stato di diritto, che è quello che c'è sempre stato. Cioè, qui cos'è successo? Qui la critica è veramente molto acuta. Con il fatto che c'era appunto la bioetica di mezzo, sono state scalzate perfino anche quelle istituzioni dello Stato di diritto. È chiaro? Certo. Per cui francamente adesso non c'è niente, e la dimostrazione è data dal colpo di Stato che... Ma certo, è questo debordare continuo dalle regole, dai principi e anche dai diritti, non solo quelli costituzionali, ma quelli assoluti, quelli umanamente da difendere a qualunque costo. Sollevati obiezioni che sarebbero state comunque sollevate nell'ambito di una discussione seria e non dei batti vecchi che ci tocca vedere, così che poi noi non li sentiamo, ce ne frega niente, delle solite persone che si battibeccano su concetti assolutamente banali. Per interessi di bottega, si diceva una volta. Sì, il virus, sì, il virus è contagiato, no, non contagia. Sì, no, io invece dico che contagia, tornerà a settembre, no, io dico che torna a novembre, sono tutte cazzate così. In ragione di una malintesa... È vomitevole. Persone di una malintesa superiorità dell'etica rispetto al diritto e alla politica, nella costruzione teorica e pratica dei comitati etici sono stati largamente assenti i principi che fondano e legittimano le istituzioni democratiche. No, basta vedere, a proposito del diritto, basta vedere che quando le banche hanno bisogno di cambiare un certo tipo di strumento per andare a diventare ancora più aguzzini nei confronti dei loro clienti, semplicemente si fanno cambiare una legge e quindi il diritto diventa legale, quel diritto conseguito dalle banche diventa legale, quindi l'etica che dovrebbe essere alla base del diritto oggi purtroppo non esiste più questo collegamento indefettibile. La bioetica è servita semplicemente per far passare delle leggi di giustizia. Certo. Che in precedenza c'erano. E certo. Capito com'è stato? Certo. Ma se negli Stati Uniti l'etica è stata essenzialmente utilizzata per definire i rapporti tra ricerca pubblica e privata e i loro esiti commerciali, che qui adesso si sta parlando del vaccino, si sta parlando di altre cose, laddove, molto semplice, io ho fatto vedere l'altro giorno in un video che ho fatto con Giuseppe, ho fatto vedere un testo di un'azienda, un catalogo di un'azienda che all'epoca, parlo degli anni 30, produceva non solo i vaccini. Ah, scusa, ti interrompo un attimo. L'altro ieri sera hanno fatto un bel film in televisione che era la storia di uno come te. Il film si chiamava Il venditore di medicine. Non so, certo, se l'hai... Ma è classico, me l'ha detto anche un paio di amici. Quello lì è classico, io andai a vederlo, me lo ricordo ancora, al cinema di Piazza... Cola di Enzo, Adriana. No, quella piazza a metà di via del Tritone, come cazzo si chiama? Piazza Barberini. Piazza, non me la ricordavo. Quel cinema lì
andai a vederlo gratuitamente perché noi avevamo invito ovviamente ad andare a vedere quel film. Meno male che l'hanno fatto vedere, perché altro che quello. Sì, lo so, lo so. È chiaro, no? Lo so. Ecco appunto. Industria farmaceutica controlla al 100% queste persone, ma questi sono andati oltre. Cioè questi sono andati oltre al controllo da parte delle multinazionali. Certo. Perché hanno fatto, come dicevo, un colpo di Stato. Certo. Per poter imporre il loro potere politico hanno bypassato anche le disposizioni degli industriali. Certo. Capito? Allucinante. Ora, non a caso io ho fatto vedere il testo di questo prontuario di una azienda che io conoscevo benissimo, di Milano, Istituto Bioterapico Milanese, e fu fatta fallire azienda che era una fondazione, fu fatta fallire dai dirigenti per poter vendere dei terreni che si sono, ovviamente loro hanno venduto con la scusa che dovevano risanare questa industria e si sono messi in tasca i soldi. Classico. E questa grande azienda produceva ovviamente assieme ad alcuni vaccini, quei vaccini che si producevano negli anni 30, ma soprattutto i sieri. Vogliamo ricordare che se c'è una forma terapeutica valida è il siero. E vogliamo ricordare di nuovo il famoso cane balto che fece non so quante centinaia e centinaia di chilometri a 40 sotto zero per trasportare in slitta assieme ovviamente al suo all'uomo che guidava la slitta, per trasportare un siero che doveva servire a una piccola comunità di Alaska, non so di chi, in Alaska? In Alaska, sì, te lo ricordi tu? Sì, vagamente, ma roba di anni fa. Ci fu fatto un film e fu fatto anche un bellissimo film della Walt Disney. Mm-hmm. Sì, ma roba, un ricordo vago. Sì, più o meno da quelle parti, a quell'altezza lì dell'Alaska, hanno posizionato una statua, Balto. Balto non era l'unico cane, Balto era il cane che trainava... Il capomuta. Sì, il capomuta, che però il capomuta o tira o non tira. Ah, certo. Se non tira sono dolori, certo. Gli altri vanno solo dietro al capo. Certo. Così come oggi tutti i membri dell'attuale governo vanno dietro... Ah, al capomuta! Mi piace la similitudine. Ma se negli Stati Uniti l'etica è stata essenzialmente utilizzata per definire i rapporti tra ricerca pubblica e privata e i loro esiti commerciali, nel contesto normativo europeo essa è stata investita di ruoli e connotazioni molteplici, complessi e per molti aspetti ambigui. Chiaro, questa è una delle ragioni per cui questi signori che hanno fatto il colpo di Stato hanno avuto letteralmente mano libera e si sono sovrapposti agli interessi delle stesse multinazionali. È chiaro, no? Chiaro, chiaro. E con questo io terminerei, perché già abbiamo parlato a lungo. Eh beh, quasi un'ora. Appunto, va bene così. Sì, allora ecco, invitiamo gli amici a seguirci, anche se diciamo le nostre interviste saranno un po' più sporadiche di quanto erano qualche tempo fa, ma comunque insomma ci siamo, continuiamo la nostra azione e ce la mettiamo tutta finché le energie e le risorse ce lo permetteranno. Invitiamo tutti i nostri amici a diffondere le cose che abbiamo detto e soprattutto a vedere quell'eccezionale documento di cui vi ho parlato, che si trova in un sito che si chiama Oltre TV. Bene, allora
Ciao Giorgio, ci sentiamo nei prossimi giorni, non so, domani o dopodomani. Ho altre cose da leggere, molto interessanti. Va bene, scarica quei software in modo che possiamo fare i video. Va bene, ciao. Ciao, buona serata. Ciao.